È online il bando Pari Pari, Parità la vittoria più bella, un progetto sperimentale voluto dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, attuato dalla sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori. L'obiettivo è incoraggiare studentesse, ma soprattutto studenti, a cimentarsi nella realizzazione di una campagna di comunicazione social contro la violenza di genere. Dovranno realizzare un video verticale della durata massima di 60 secondi. La campagna vincitrice sarà adottata come campagna ufficiale del Consiglio regionale della Puglia e all'istituto che l'avrà realizzata sarà riconosciuto un contributo pari a 1.000 euro per la creazione di una biblioteca scolastica. La Regione Puglia ha immesso nuovi fondi per il sostegno ai canoni di locazione per le famiglie pugliesi meno abbienti per il 2021, con una dotazione di oltre 23 milioni di euro, di cui 10 milioni rinviene da risorse del bilancio regionale. Si tratta di un importante segnale alle famiglie in condizioni di disagio che stanno subendo gli effetti della crisi economica determinata anche dalla pandemia, commenta l'assessore Anna Grazia Maraschio, che aggiunge: le somme disponibili saranno ripartite in favore dei comuni che hanno rappresentato il fabbisogno attraverso la piattaforma digitale PUSH, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ente tramite i provvedimenti di riparto relativi al bando della precedente annualità e in proporzione al fabbisogno documentato da ciascun comune. Il progetto per la ristrutturazione dell'ex tribunale di Via Planelli a Bitonto, che sarà convertito in centro di aggregazione giovanile finanziato con i fondi comunitari. Oltre al consolidamento dei servizi dell'ufficio di piano sociale della startup Porta Futuro Metropolitana, l'edificio sarà interessato da innumerevoli sale studio per i ragazzi e da una sala eventi utilizzabile anche come teatro sociale. L'area infatti sarà attrezzata con strumenti tecnologici innovativi in grado di ospitare fino a 200 persone e mostrare filmati in proiezione virtuale, con postazioni individuali utili anche ad accedere alle banche dati di libri e testi scientifici immessi dai vari punti biblioteca creati a Bitonto, Palombaio e Mariotto. Un polo di incontri e scambi conoscitivi che coinvolgerà studenti e giovani in cerca di prima occupazione.